Allora, raga, prima prova Shimano EP8. Oh, io stavo sulle gallerie prima. Non... Guardate un po', Franco. Vediamo un po' come va sto EP8. Oggi facciamo solamente un po' di salita, bici nuova. Heckler MX. Quanto si sente l'angolo di sterzo, ragazzi, che tanto aperto. Pedalabilissimo, ma anche quello vecchio era pedalabile. Vediamo il rumore, se è vero che è più silenzioso. Sentiamo. Entra molto più fluido e esce molto più fluido, quindi non si stoppa. Bene. Intanto il motore è completamente settabile, sempre con l'applicazione Shimano. Questa volta si può entrare a correggere tutti i parametri. Infatti io ho abbassato un pelo l'eco, ho passato un po' il picco di potenza massima, adesso lo proveremo nelle altre due modalità. Però già con l'eco così, se uno vuol fare un bel giro pedalato, si va bene bene dappertutto. Funzione trail. Vediamo che differenza. Da butti giù le marce. Comunque bisogna stare sempre più sui pedali, eh. Molto meno effetto motorino. Decisamente. Vediamo il boost. Eccolo. Qui molto più motorino style così. Figata, senti che profumo, cazzo di parafango, ricordate, però questa è una cazzo di cunetto sui 60 metri a boost, urla molto di meno di prima, senza dubbio. Però abbastanza simile. Qua è tosta, eh? No, è più che un piacere. Spettacolo. Cazzo. Bello. Al suo piano 26 27 28, si pedala facilmente, neanche ti accorgi che sei senza motore, devi guardare per capire. Eccoli, 535 metri, altra palla. Tutto al massimo questo motore fa con la batteria da 500 1250 metri di dislivello. Secondo me si sta sui 2000 metri buoni di dislivello con un utilizzo tra trail ed eco.